per lui è qualcosa che ha preso il cuore, proprio, che ci ha proprio catturato con grande passione, grande entusiasmo, senza badare al tempo dedicato a questo progetto, alle difficoltà, alla follia all'inizio, perché pensare di recuperare un vigneto in un'isola dove spesso c'è l'acqua alta, si sa che l'acqua alta salata è contrasta veramente, si tratta di acqua salmastra perché c'è anche l'intervento dell'acqua dolce nella laguna, però era sicuramente all'inizio considerata una follia. E poi vedere questo vigneto che cresceva in questi anni ha caricato ancor più tutti noi di questa missione di recuperare, di rispolverare qualcosa che già esisteva ma che rischiava, come tante bellissime cose che ci sono in Italia, tantissime, e questo forse è un esempio che può servire a far riflettere su qua tantissime altre peculiarità che abbiamo in Italia che rischiano di essere coperte dalla polvere e da non essere più viste, fino a che non passa qualcuno che casualmente ne vede un pezzettino e comincia a ripulire. E quindi questo fortuito incontro di 10 anni fa di fronte alla Basilica di Torcello, la basilica più antica di Venezia, nel giardino della Nicoletta, che è la signora che ha il negozio di antiquariato di fronte a questa basilica, e sentirmi descrivere da lei in questo incontro fortuito, perché stavo uscendo con dei clienti da una visita alla basilica e vedendo questo giardino con queste statue, questi fiori e qualche pianta a me familiare, che era queste viti che non avevo mai notato prima, mi raccontò della passione che aveva il padre per questo piccolo appezzamento e che lei cercava di mantenere, ma che ormai era lì per radere al suolo, perché non aveva né la competenza né aveva le persone che potevano raggiungerla in questa piccola isola di Torcello, che pensate oggi fa 16 abitanti, un'isola che è stata il primo insediamento umano a Venezia nel 500 e che ha raggiunto insieme alla Mazzorbo e a Burano addirittura i 50.000 abitanti nell'anno 1000. E quindi in questa piccola isola c'era ancora questo pezzo di storia agricola e viticola, e quando mi raccontò di questa Dorona, che non avevo mai sentito nominare, che ne aveva 3 piante, lì si illuminò per me una missione nella quale poi coinvolsi mio fratello e Roberto Cipresso. E quindi siamo qui felicissimi con voi di poter così condividere questo nettare di questo ettaro. È un nettare proprio prezioso. È un nettaro. In inglese potremmo dire nectar from a nectar, no? Un gioco di parole, ma è proprio così, perché è una resa la più bassa al mondo, 40 quintali per ettaro, non ho notizia ce ne sia di così bassi in giro per il mondo, e comunque se ce ne fossero saranno ben poche. E la resa per ettaro così bassa porta un vino bianco molto concentrato, molto ricco. E poi soprattutto mettere insieme le due creatività enologiche rappresentate da Desiderio e da Roberto significa mettere insieme un esperto bianchista con un esperto rossista, quindi i due, rossista e bianchista, insieme fanno un bianco con le spalle e la struttura di un rosso. E questo risultato è un risultato che lascio giudicare a voi. Sicuramente si tratta di una nuova frontiera dei vini, perché credo si sia passato l'epoca degli anni 50, 60, 70 del vino del contadino, imperfetto, molto poco duraturo nel tempo, da bere subito. Si è passato poi gradualmente al vino perfetto, perfettissimo addirittura, globalizzato quasi, con delle ricette, dei know-how trasferiti alla velocità della luce in molte nazioni. Oggi abbiamo il piacere di bere dei grandi vini da tutto il mondo, però ci fa perdere un po' anche la sensazione del territorio tante volte, no? La peculiarità, la diversità del territorio. E questo è un ritorno al territorio più radicato possibile, perché la terra che c'è in quest'isola è una terra particolare, inimitabile, come una combinazione particolare, unica. E il microclima di quella terra, di quell'isola, è particolare, perché l'isola di Burano è famosa per la ventilazione. Burano arriva da Burano, dalla Bora. E quindi queste condizioni hanno permesso, insieme al ritrovamento di un vitigno autoctono, di produrre qualcosa di diverso da tutto quello che esiste.
non sarà sicuramente il vino migliore del mondo, sarà però un vino molto particolare, un vino che si farà ricordare e che regalerà un'esperienza. Ecco, forse questa nuova frontiera che possiamo immaginare dei vini, che diventano i vini esperienziali, cioè quelli che ti fanno vivere un territorio e un'esperienza e te la fanno ricordare, memorabili, diciamo, nelle loro imperfezioni, come noi, come tutti noi, abbiamo i nostri lati positivi e i lati negativi, però siamo unici e anche il vino può avere questo carattere di unicità. Quindi adesso guardiamo un secondo.